Italia Football Club, un programma di Vito Romaniello. Amiche e amici all'ascolto, il saluto di Vito Romaniello dalla Puglia e da Bari, la città di San Nicola. Nel 1200 in Europa si racconta la leggenda del vescovo Nicola, capace di riportare in vita 5 bambini rapiti e uccisi da un oste, o di salvare dalla prostituzione 3 ragazze, figlie di un nobile finito in disgrazia. San Nicola è il patrono di Bari, celebrato il 6 dicembre nella città vecchia, dove è tradizione gustare per strada focacce, sgagliozze, polenta fritta, e popizze, frittelle croccanti dal cuore morbido. A me piace molto comunque mangiare, mi piace a volte anche cucinare, sicuramente la Puglia la amo tuttora come terra, perché quando posso torno volentieri dagli amici a Savelletri di Fasano, quindi è capitato più volte di andare in qualche masseria giù da quelle parti, e chiaramente non si dimentica il pesce freschissimo, crudo, la pasta dalle orecchiette a tutti i primi, alle burrate, alle mozzarelle, insomma è una terra, credo, secondo me, stupenda, dove si vive benissimo e si mangia benissimo. A Bari, Gianluca Zambrotta ha esordito in Serie A e conquistato la maglia della nazionale. Campione del mondo nel 2006 in Germania, ha detto di tornare spesso in Puglia e nelle masserie, aziende agricole tipiche del sud Italia, nate dalla colonizzazione di aree abbandonate e incolte, dove è possibile gustare prodotti tipici di terra e di mare. È una regione tutta da raccontare. Si passa dai prodotti caseari, che si possono trovare in ogni dove, in ogni posto, tipo la burrata d'Andria, la stracciatella, i nodini di fior di latte, le scamorzine, il caciocavallo, il canestrato, per andare a finire poi sui prodotti della terra. Le verdure, che ci sono un trionfo da noi, pomodori, insalate varie, rucola selvatica, cicoria, catalogna, carne alla griglia, che noi usiamo tanto, bombette, gnimmarieddi come li chiamiamo noi, turciniedi come li chiamano a Foggia, o cambiando paese cambiano nome. Alla fine, interiore ad agnello, legati e grigliati. Andiamo a finire poi sulle città di mare, dove il pesce, le cozze e i mitili in genere hanno un trionfo che non c'è uguale, diciamo. Abbiamo ascoltato il ristoratore Tiziano Gigliola, che ci ha accompagnato in questo giro fra i gusti delle masserie pugliesi, e il campione del mondo Gianluca Zambrotta, che in Puglia ha trovato il trampolino di lancio della propria carriera. Per oggi è tutto. Se volete restare in contatto con noi, ci trovate sui social o in internet. Da Vito Romaniello, grazie per l'attenzione e appuntamento alla prossima puntata di Italia Football Club. Italia Football Club, il gusto di piacere.